Buongiorno a tutti. Nel 1303 a.C., Usermatra Setepenra Ramessumeriamon inaugura uno dei capolavori della cultura mondiale attuale, il Tempio di Abu Simbel. Tutti conosciamo questo faraone col nome di Ramsete II. È famoso per essere stato chiamato Ramsete il Grande, aveva una statura superiore a quella dei suoi coetanei, dei concittadini, degli egiziani dell'epoca, aveva una presenza imponente e la sua vita è una vita particolare perché ha vissuto 91 anni in un momento in cui l'età media delle persone non arrivava a 30-35. Abu Simbel è un tempio che celebra l'amore per la sua sposa reale preferita Nefertari. Donna di una bellezza e di un'intelligenza clamorosa, le leggende dicono che non avesse rango reale, ma fosse talmente bella da aver colpito il faraone e rimarrà per tutto il periodo della sua vita la sposa favorita, anche quando morirà, secondo le leggende, tra le braccia del marito all'inaugurazione del tempio di Abu Simbel. Abu Simbel è clamoroso, un tempio scavato nella roccia, due templi scavati nella roccia, l'unico esempio dell'architettura egiziana in cui la moglie viene paragonata alla grandezza del marito. C'è un tempio maggiore con quattro colossi che raffigurano Ramses e altre statue minori che rappresentano la sua famiglia e un tempio minore che viene dedicato alla moglie e in cui sono presenti le statue del faraone e della regina costruite nella stessa maniera. Viene rinvenuto nel 1813 da uno svizzero, nel 1817 il primo a entrarci è Belzoni, un italiano. Ma la cosa che ci interessa è che nel 1960 questa meraviglia assoluta, dove il tempo sembra fermarsi, dove si respira aria d'infinito, corre il rischio di essere sommersa perché il presidente egiziano Nasser decide di costruire la diga di Aswan per migliorare l'irrigazione del paese e quindi molti monumenti corrono il rischio di finire sott'acqua. Si mobilita tutto il mondo, 113 paesi, dall'Italia anche, e alla fine si decide di prendere il tempio, smontarlo pezzo pezzo e rimontarlo più in alto, 65 metri più in alto, 230 metri, 300 metri indietro, in maniera da preservarlo. E così viene fatto. Dall'Italia partono marmisti di Carrara, i migliori al mondo, e aiutano a tagliare, numerare, come se fosse un puzzle, tutto quello che c'è nel Tempio di Abu Simbel e ricostruirlo. Così oggi ne possiamo ancora apprezzare la bellezza, entrare dentro, i geroglifici sono meravigliosi, la battaglia di Kadesh, tutte le cose che sono successe a Ramsete il Grande. Ma quello che ci interessa è quello che è stata la mobilitazione generale per preservare la struttura. La struttura è una cosa che per la nostra squadra è determinante. Noi finora non abbiamo avuto consistenza e dobbiamo avere la consistenza che deriva dalla struttura. Essere concreti nelle cose che facciamo, avere la certezza di quello che alleniamo. Oggi è un momento di passaggio per quanto ci riguarda. La consistenza delle strutture che stiamo mettendo insieme durante la settimana deve riproporsi la domenica quando andiamo a giocare, ripartendo dal cerino che abbiamo acceso nel terzo quarto e nel quarto quarto dell'ultima partita. Ricordiamoci che tutto si può salvare a partire dalla struttura.